Alle nostre spalle la nave Garibaldi, l'imponente imbarcazione della Marina Militare, a bordo la firma di un protocollo d'intesa tra la Capitaneria di Porto, l'autorità portuale e proprio la Marina Militare per destinare una parte della nuova banchina che sarà in costruzione proprio alle imbarcazioni moderne, innovative e più grandi proprio della Marina, un segno di collaborazione e di unione con il territorio, come spiegato dall'ammiraglio Vitiello. Questo protocollo d'intesa consentirà una presenza a Brindisi anche delle navi più moderne e più grandi della Marina. Questo legame tra la Marina Militare, il Salento e la città di Brindisi si fa sempre più importanti, con attività che daranno anche una spinta economica alla città. La soddisfazione dell'accordo anche da parte del comandante della Capitaneria di Porto Luigi Amitrano e del presidente dell'autorità portuale di sistema del Mar Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. Faremo di tutto per seguire e agevolare l'attuazione di questo accordo e poi nel momento in cui le opere saranno realizzate attiveremo tutte le procedure amministrative per consentire il trasferimento della zona di demanio interessata dall'amministrazione marina mercantile all'amministrazione difesa per gli usi della Marina Militare. A Taranto il castello è mantenuto dalla Marina e poi è reso accessibile. So che lo stesso ragionamento si sta facendo a Brindisi, non di sottrarre un bene che poi il pubblico non sarebbe mai in grado di mantenerlo, ma di cogestirlo, di renderlo duale, di permetterne la fruizione a mondi diversi, e questa è la sfida e anche l'opportunità che la presenza marina garantisce a questo porto.